sono tantissime. Per loro l'inverno non esiste. Adorano la caccia. Ci vedono e non hanno paura. Al momento è una delle poche colonie attive in mio possesso e sicuramente ci regaleranno tante soddisfazioni anche in questo nuovo anno. La colonia alloggia in un'arena di 40x40 cm da settembre 2022. Questo, per ora, è tutto il mondo che conoscono e in ogni momento del giorno sono alla ricerca di cibo per sfamare la grande quantità di prole. Per le operaie, tutte le giornate sono sempre piene di lavoro, ma basta osservare per qualche minuto per capire che sono davvero ben organizzate. C'è chi esce a caccia, c'è chi porta i rifiuti in discarica, mentre le operaie all'interno del nido sono sempre occupatissime con tutte quelle larve e pupe da accudire. E poi c'è la regina. La culona è un costante impegno. Viene pulita, accudita, spostata, difesa e nutrita costantemente. A loro piace vivere così, in spazi stretti e tutte ammassate, tutte vicine, comunicando tra loro agitando le antenne. Nonostante questo, è abbastanza facile capire che il formicaio è al limite e sta diventando davvero troppo piccolo. La regina ha ripreso a deporre seriamente e ora le uova e le larve sono ammassate ovunque e le operaie non possono fare altro che camminarci sopra. Ci sono addirittura intere camere riempite di sole uova. Inoltre, una piccola parte della prole è stata spostata in arena. Lo spazio all'interno del nido è diventato davvero angusto, al punto che le operaie hanno scavato delle gallerie. Tutti segnali che indicano una sola cosa: serve assolutamente un nuovo nido. Le signore dovranno però aspettare la primavera. Per la sostituzione del setup mi servono temperature favorevoli. I miei formicai sono sistemati in un armadio con temperatura e umidità controllata. La migrazione comporterebbe lo spostamento dell'intero setup fuori dall'incubatrice, cioè fuori dall'armadio, dove la temperatura della stanza, dove tengo tutte le altre colonie in ibernazione, in questi giorni si aggira sui 13 gradi. Non avendo predatori da temere, possono tranquillamente aspettare e portare la prole in eccesso in arena ancora per qualche mese. Anche se vivono in un ambiente artificiale controllato, che viene pulito regolarmente, da qualche tempo ho notato la presenza di alcuni nuovi individui in questo piccolo mondo quadrangolare. Sono microscopici, grigi, innocui e a quanto pare per niente appetitosi. Sono gli psocotteri, degli insetti spazzini che si nutrono dei residui di cibo che le formiche lasciano qua e là, e anche se sono diventati tanti, al momento non creano nessun problema, sempre ammesso che non aumentino. In generale questi esserini sono ammassati nelle parti più umide del setup, il che li rende difficile disfarsene. Uno dei metodi con cui si può tentare di arginare il loro sviluppo è quello di mettere un batuffolo umido di cotone in arena, aspettare qualche ora che gli psocotteri vi si ammassino sopra e poi rimuoverlo. Ovviamente questa operazione dovrebbe essere eseguita più e più volte per cercare di mantenere il loro numero più o meno controllato. Anche sostituendo il setup e traslocando la colonia, con altissima probabilità, qualche psocottero riuscirà inevitabilmente a migrare insieme alle formiche, a riprodursi e nel giro di qualche mese ristabilire una popolazione numerosa. È interessante osservare quanto queste formiche necessitano di acqua. In arena, ovviamente, c'è sempre una fonte idrica, la classica provetta. Non solo, visto il luogo di provenienza di questa specie, ho preso l'abitudine quotidiana di vaporizzare dell'acqua anche in arena e certamente riempire le camere del nido destinate all'umidificazione. Ogni volta che riempio quelle camere con l'acqua, un certo numero di formiche si raggruppa e beve. Molte volte ho riportato che le operaie di Tetraponera rufonigra sono delle cacciatrici solitarie. A differenza di altre specie, non hanno bisogno di reclutare una gran quantità di compagne per portare a buon fine la predazione. Hanno un grosso vantaggio. Come vedete, dopo l'inseguimento della preda e dopo averla afferrata con le mandibole, la tengono stretta e ripiegano il loro gastro, usando il loro pungiglione per paralizzare in brevissimo tempo il malcapitato insetto. Il veleno è composto da un certo numero di proteine ed è un veleno citotossico.
In Asia, area geografica dove Tetraponera rufonigra prospera, è riportato un gran numero di casi di anafilassi e reazioni allergiche alla loro puntura, nonché stadi di infiammazione, anche severi, della parte colpita. Una cosa su cui non si fa mai parsimonia con loro è il cibo. Ne fornisco tantissimo. Grilli, blatte di diversi generi, camole della farina, e non avete idea di quanto gli piacciono a Tenebrio Molitor. Ne fornisco 7-8 al giorno ed ogni volta non perdono un attimo e si lanciano all'inseguimento di queste prede. Ovviamente, trattandosi di insetti vivi, c'è il rischio che questi possano ferire le formiche durante la caccia. Se non fosse che queste signore sono specializzate in questo compito e, come se non bastasse, possono far ricorso ad una puntura davvero dolorosa. Ogni tanto mi piace rompergli le palle, stimolare la loro aggressività con uno stuzzicadenti bagnato in acqua e zucchero. È davvero interessante osservare la loro particolare struttura. Testa nera, occhi grandi, torace e pezziolo rosso, gastro nero e corpo molto allungato. Di sicuro si fanno riconoscere subito. È una cosa che faccio ogni tanto. Mi incuriosisce la loro reazione. Invece di fuggire come farebbe la maggior parte delle formiche, si accaniscono sul nemico con gran forza e tenacia. Di solito trascorrono molti minuti prima che la formica cessi di lottare con lo stecchino. È un comportamento che hanno anche in natura, non hanno la tendenza a fare dietro front. In generale, la colonia è in ottima forma, in forte crescita e davvero affamata. Poi ci sarebbe un'altra cosa. Se il video ti è piaciuto, lasciami il tuo like ed iscriviti al canale. Se hai qualche domanda, scrivimi qui nei commenti o iscriviti al nostro gruppo Facebook. Grazie per la visione e al prossimo video.